Eccoci qui, Piazza Santi Apostoli, Alessandra Manca del coordinamento del nazionale concorso straordinario bis. Perché siete in piazza? Cosa chiedete? Siamo in piazza perché chiediamo delle migliorie nel bando del concorso. Non abbiamo avuto la possibilità di avere la traccia estratta 24 ore prima come i colleghi dell'ordinario, quindi già questo non ha niente di straordinario. Non vi è uniformità delle prove a livello nazionale, il superamento della prova non abilita e i posti che vengono liberati non vengono coperti dai colleghi che stanno nelle posizioni sotto, quindi non vi è una graduatoria a scorrimento. Ci sono degli idonei che non sono stati inclusi nella graduatoria di merito. Infatti chiediamo una GM, una graduatoria a scorrimento di idonei. Allora, voi lo chiedete attraverso il decreto aiuti bis che proprio oggi comincerà a essere esaminato in commissione cultura al Senato. E ci sono possibilità secondo voi che questo possa avvenire, nel senso che si sta dicendo nell'ambiente politico che questo provvedimento, il decreto aiuti bis, è praticamente blindato perché stiamo vivendo anche una situazione di governo molto particolare, sono alle porte le elezioni. Perché dovrebbero modificare il testo di questo decreto? Perché vi sono delle ingiustizie e siamo docenti con tanti anni di esperienza e quindi abbiamo bisogno di essere stabilizzati e di avere un concorso dignitoso. Anche perché si riparte, l'anno scolastico riparte con un numero considerevole di posti vacanti, no? Sì. Quindi la vostra è una richiesta anche che va a migliorare la didattica, mi sembra di capire. Sì, soprattutto per avere la continuità didattica con i nostri alunni, perché ogni anno cambiamo scuola e quindi non vi è sicurezza né per noi né per i nostri alunni. Sono qui Manuel Moliterno del Movimento Uniti per la Riconferma, si tratta del, ci spiegherà lui direttamente, comunque l'organico Covid che per quest'anno non è stato confermato dal Ministero dell'Istruzione. Moliterno, cosa chiedete? Noi chiediamo in sintesi la reintegra e la riconferma per l'anno scolastico 2022-2023 e anche oltre dell'organico Covid, o meglio ancora a questo punto ex organico Covid, stante la cessazione dello stato di emergenza, ma comunque la trasformazione in organico comunque straordinario aggiuntivo per ora e in futuro eventualmente anche la integrazione in organico di fatto in ambito scolastico. Stiamo parlando di alcune decine di migliaia di posti docente ATA, complessivamente molti collaboratori scolastici. Sì, molti collaboratori scolastici dicono le statistiche, ma non mancano anche docenti e assistenti amministrativi per quanto riguarda sempre il personale ATA. Si tratta di un organico che è stato inglobato negli ultimi 2 anni per rispondere all'emergenza Covid. Storicamente in effetti l'organico Covid è stato creato 2 anni fa al momento della riapertura delle scuole dopo il lockdown del 2020. Nell'agosto 2020 tramite un decreto legge venne finanziato questo organico aggiuntivo per far fronte all'emergenza sanitaria. Perché secondo voi è necessario approvare e confermare questo organico? È necessario nonostante la cessazione dello stato di emergenza, prima di tutto in primis perché in effetti l'Istituto Superiore della Sanità nelle sue linee guida ha indicato ancora la necessità di personale aggiuntivo, la disponibilità di personale aggiuntivo per far fronte alle linee guida da esso stesso emanate. In secondo luogo perché nonostante la cessazione, ripeto, dello stato di emergenza e magari anche si spera la cessazione in generale della pandemia da Covid-19, questo organico risulta essere necessario per il buon funzionamento dell'istituzione scolastica e del supremo diritto costituzionale all'istruzione, perché noi veniamo, la comunità scolastica viene da tagli stratosferici negli scorsi decenni, ripeto precisamente dal 2008 al 2011, che ha ridotto letteralmente all'osso personale scolastico
sia docente che ATA. Certo, la riforma Gelmini-Tremonti. Si parla della riforma Gelmini-Tremonti. Domanda, siete coscienti che c'è un problema di finanziamenti? Chiedete quindi che cosa? Un emendamento al decreto aiuti bis? Chiediamo un emendamento al decreto legge aiuti bis in corso di conversione in legge al Senato proprio in questi giorni. In particolare noi cerchiamo di ottenere lo stralcio della norma sul docente esperto che non avrà il vigore immediato, ma avrà vigore addirittura dal 2032. Scusi, la interrompo, quindi chiedete, per essere chiari, di convertire, di spostare quei fondi, di dirottare quei fondi sul finanziamento sull'organico sì. Covid. Sì, sulla riconferma dell'organico aggiuntivo, organico Covid che dir si voglia. Bene, molto chiaro e in bocca al lupo. Crepi.